Salve a tutti e ben ritrovati sul nostro canale dove oggi andremo a spiegare come installare il tracciato di Sudoku per Assetto Corsa nel modo più semplice possibile. Ovviamente, come requisiti di base, occorrono il Content Manager, la mod Sol e un pacchetto aggiuntivo scaricabile attraverso Steam. Allora, come primo step dobbiamo recarci nel nostro Discord, che dove posteremo il link in descrizione. Andiamo nella sezione Mod Tool, facciamo una piccola premessa: il creatore della mod di Sudoku consiglia di scaricare i file attraverso 7-Zip. Magari chi non ce l'ha ancora installato e lo vuole installare, trova il link diretto del programma. Quindi, dopo aver scaricato il Content Manager, la mod Sol e il Japanese Pack, che sono i contenuti di base, scarichiamo il track DLC Sudoku. Clicchiamo sul primo link. Facciamo scarica, io non lo scarico perché è già installato. Replichiamo l'operazione con il secondo pacchetto, DLSFP Car Pack 3.0. Clicchiamo sul primo link. Facciamo scarica. E il terzo pacchetto ci serve per l'estensione delle mod future, quindi in questo caso per il traffico successivamente. Scarichiamo. E completiamo tutto. Perfetto, una volta che abbiamo scaricato i contenuti, non ci resta che andare sul Content Manager. Apriamo il Content Manager e prendiamo il primo pacchetto che abbiamo scaricato, in questo caso SRP Main, e lo trasciniamo al suo interno. Ci comparirà una freccia che indicherà che sta installando il pacchetto. Io in questo caso annullo perché già è installato. Dopodiché, una volta installato il tutto, vediamoci nelle impostazioni, andiamo su Custom Shader Patch, Graphic Adjustment e andiamo sul Fairplane e impostiamo 20.000 e 30.000. Una volta impostato tutto, chiudiamo. Mentre invece per gli altri due file dobbiamo recarci nella cartella principale di Assetto Corsa. In questo caso andiamo su Unità C. Programmi x86, cerchiamo Steam, Steam Maps, Common, Assetto Corsa. Ora siamo nella root principale di Assetto Corsa. Prendiamo il secondo DLC, facciamo l'estrazione del file. Una volta estratti, apriamo la cartella e trasciniamo la cartella contenente presente al suo interno nella root di Assetto Corsa. Se ci chiederà di sostituire il file, noi accettiamo. Io non replico perché è già installato. Chiudo tutto. Replichiamo l'operazione con la cartella Excision. Estrae file. Copiamo direttamente la cartella Excision nella root principale. Completata l'installazione dei contenuti, non ci resta che chiudere tutto e recarci su Content Manager per verificare che tutto funzioni. In questo caso andiamo su Guida. Selezioniamo il tracciato di Sudoku, selezioniamo uno a caso e andiamo su via. Da come possiamo vedere, tutti i passaggi sono stati eseguiti correttamente. Noi per questo video ci siamo giunti alla conclusione, ma prima di salutarci vi invito a lasciare un like e soprattutto seguiteci sulla nostra pagina di TikTok, che per noi il vostro feedback è molto importante. Per questo video è tutto e noi ci sentiamo nel prossimo video.